Ecco, buonasera a tutti. Allora, diamo inizio a questo nostro incontro. Diciamo, abbiamo già un po' di persone in sala, poi vedo che ci sono già parecchi collegati. E questo è il terzo incontro del nostro ciclo Le emozioni nella letteratura, nella ricerca geografica e nell'arte, del ciclo di conferenze Corso di aggiornamento, che la delegazione di Viterbo Raimondo Pesaresi dell'Associazione Italiana di Cultura Classica ha organizzato per questo anno scolastico accademico. E siamo già al terzo, come? Sempre. Sì. Siamo in presenza con la Sempre. possibilità C'è sempre del stato. contatto online, quindi abbiamo conservato quella possibilità che avevamo aperto l'anno scorso in piena pandemia con gli incontri online, però nello stesso tempo ci concediamo anche la possibilità di incontrare i nostri relatori in presenza, in carne e ossa, e i soci viterbesi che possono venire qui alla Fondazione. Ringraziamo sempre la Fondazione Caritas, siamo nella bellissima sala delle assemblee della Fondazione, mi dispiace che da casa si possa vedere solo fino a un certo punto, e che dà il patrocinio a tutte le nostre attività e che ringraziamo sempre. L'incontro di oggi sarà tenuto dal professor Paolo Marini dell'Università della Tuscia, che noi conosciamo molto bene perché è nostro socio, amico e ospite già dall'anno scorso, in una conferenza di grande successo su Dante, nell'anno dantesco, e oggi ci parlerà di Ariosto, che è uno degli autori a cui ha dedicato più attenzione e più studio da sempre. Professore, lo conosciamo, però darò quindi una rapida presentazione, l'avevo già fatto l'anno scorso, però riprendiamo un po' le fila del discorso. Insegna filologia italiana all'Università della Tuscia, si è formato a Pisa, all'Università Statale e alla Scuola Normale Superiore, è stato Exchange Fellow all'American Academy di Roma e collabora all'edizione nazionale delle opere di Pietro Aretino, che è un altro degli autori a cui ha dedicato moltissimi, moltissimi studi. In generale è uno studioso del Rinascimento, del Pieno Rinascimento, quindi si è occupato oltre che dell'Aretino e dell'Ariosto anche di Bibbiena, Botticelli, Dolce, ma anche di letteratura contemporanea, perché è un po' di anni che si occupa anche di Eugenio Montale. Quindi, insomma, ha di interessi molto ampi e variegati. Si è occupato anche di Dante, e infatti di Dante ci ha parlato. E diciamo, oggi, questa volta, vorrei proprio ricordare il suo impegno in una importante mostra che c'è stata, che è finita proprio alla fine dell'anno passato, al complesso di Santa Maria in Gradi, proprio per celebrare l'anno dantesco. Galeotto fu il libro, Dante, la critica dantesca, nel patrimonio librario dell'Università della Tuscia. È stata una mostra bibliografica e documentaria di grande successo, che ha avuto anche ottime recensioni, veramente molto interessante. Io ho avuto il privilegio appunto di poterla visitare. Tra l'altro c'era il professor Marini in quel momento che illustrava a dei giovani gli oggetti in mostra, i tanti libri in mostra, e quindi insomma ho avuto anche questa opportunità particolare. E non sarebbe lunghissimo elencare tutte le attività che svolge all'interno dell'Università della Tuscia con vari incarichi importanti, oltre all'elenco delle pubblicazioni che l'altra volta avevamo rapidamente scorso, ma che appunto porterebbe via praticamente metà della, se non tutta, il tempo della nostra conferenza. Quindi a questo punto vi lascerei invece la parola, visto che già abbiamo proiettato insomma parte del PowerPoint che ha preparato il professore. Vi ricordo il titolo: Dalla corte all'inferno, stati d'anima e proiezioni teriomorfiche dell'io tra terza e quarta satira di Ariosto. Vi lascio volentieri la parola. Hola, hola.
Ecco, forse il professore aveva disattivato il microfono, vedo che c'è stato comunicato, grazie. Adesso no, il microfono del MIT. Si sente poco. Aspetta, perché devo chiudere un momento la. Sì. Sgancio un attimo. Ecco, un secondo. È un piccolo problemino tecnico che ci deve essere sempre, se no non siamo nel 2022. Adesso mi dovreste. Ecco, allora adesso forte e chiaro. Allora riprendiamo. Adesso devi chiudere il tuo, forse. No, il tuo computer e l'audio del tuo. L'ho chiuso, minimo. Allora, aspetta. Ecco. Allora, adesso mi dovresti forse chiudere. Dobbiamo silenziare il mio. Ah, ecco, prego. Perfetto. No, è a posto, è a posto. Allora, dunque, i ringraziamenti non erano di rito, ma sono, ripeto, molto sentiti. Allora, l'obiettivo di questa chiacchierata, di questo pomeriggio, è proprio riprendendo il filo del titolo della vostra serie di incontri, osservare un po' la rappresentazione degli stati d'animo, delle emozioni, di un io letterario molto speciale, come quello delle satire di Ariosto. Sapete che le satire è proprio una delle sedi dei vari autoritratti di Ariosto. La specificità di questo autoritratto e di questa rappresentazione dello stato d'animo dell'io letterario è affidata, direi, in buona parte alla proiezione sul mondo animale, da qui l'idea del titolo Proiezioni teriomorfiche. Soprattutto per quanto concerne la rappresentazione dell'io nei suoi rapporti non facili, sapete che questo è uno dei grandi temi delle satire, con il mondo della corte. L'io cortigiano letterato nei suoi rapporti con la corte, in particolare la corte estense, ma non solo. E allora cominciamo subito, tuffiamoci subito in medias res. Partiamo dalla satira terza. Io mi concentrerò sulla terza e la quarta, ma trattandosi di un libro è impossibile non parlare delle altre satire. Questa prima satira è databile al maggio del 18. I rapporti con l'entourage mediceo non sono ancora del tutto guastati, ma già da una lettera del 1513 al Fantino, che è poco successiva all'elezione di Leone X, Ariosto ha capito che da quando è diventato papa, il vecchio Giovanni de' Medici, ora Leone, dice Ariosto, non porta più l'occhiale, cioè non riconosce più gli amici, non li vede più. Tra questi amici c'era naturalmente anche Ariosto. Ariosto è passato fra i salariati del duca Alfonso il 23 aprile del 1518, dopo la rottura con il cardinale Ippolito, di cui si parla naturalmente nella prima satira. Nella finzione epistolare, Ariosto risponde a una domanda del cugino Annibale Malaguzzi, che gli chiede come si trova al servizio del nuovo padrone. Sapete che le satire sono tutte concepite, quelle di Ariosto, con una struttura epistolare. No? Sembrano delle lettere. Ariosto risponde, fa delle domande a persone che gli sono molto vicine, parenti, amici molto stretti, compari. E appunto leggiamo questo incipit. Poiché Annibale Malaguzzi, è appunto uno dei cugini, intendere vuoi, come la fo col duca Alfonso, e sì, io mi sento più grave o men delle mutate some, perché, sanco di questo mi lamento, tu mi dirai che ho il guidalesco rotto, o ch'io son di natura un rozzon lento. Già due prime immagini che riconducono al mondo animale, in particolare alla categoria degli animali da soma. Il guidalesco è la parte, diciamo, del corpo dell'animale che è sollecitata proprio dai finimenti e che quindi tende a ulcerarsi, no? E quindi tu mi dirai che sono un cavallo da soma di basso valore, mezzo malato, con appunto il guidalesco rotto. Beh, senza molto pensare, dirò di botto, cioè ti risponderò,
che un peso e l'altro ugualmente mi spiace, cioè stavo male col cardinale e sto male col duca. E fora meglio a nessuno essere sotto. Dimmi or ch'ho rotto il dosso, se ti piace dimmi che io sia una rozza di nuovo, un rozzone, una cavalla da tiro, e dimmi il peggio. Insomma, esser non so se non verace, cioè io comunque dirò sempre la verità, insultami pure. E qui un primo richiamo a Giovenale, molto chiaro, eh? Facciamoci attenzione, perché il modello evocato è sempre quello di Orazio, ma non c'è solo Orazio, eh? Non c'è solo Orazio, ci sono spunti molto importanti anche da altre fonti classiche. E continuiamo, proviamo a seguirlo, Ariosto in questo discorso. Dice che se al mio genitor, tosto che a Reggio, Daria mi partorì, Daria Malaguzzi era la mamma, di Ariosto, facevo il gioco che fe Saturno al suo nell'alto seggio. Sapete che Saturno evira il padre Urano, sicché di me sol fosse questo poco, nello qual 10 tra frati e serocchie, e bisognate che tutti abbiano luogo, la pazzia non avrei delle ranocchie fatta giamai, dir procacciando a cui scoprirmi il capo e piegar le ginocchia. Cioè, se mio padre non avesse generato 10 figli, di cui uno sono io, e non mi avesse costretto dopo la sua morte a badare al sostentamento di tutta la famiglia, io non mi sarei mai andato a cercare un padrone. Cioè, non avrei fatto la follia che fecero le ranocchie, no? Le rane che chiesero a Giove un re. E il Giove gli mandò il serpente, però, come re, che le divorava. Quindi vedete due proiezioni sul mondo animale, no? Prima gli animali da soma, poi questa immagine che riconduce alle rane. E gli apologhi sono una zona particolare delle satire, è proprio una zona in cui si interrompe questo flusso continuo io-tu, dialogico, epistolare, e si apre come un campo ampio, quello della moralizzazione, che vale come criterio universale per tutti. Allora la domanda su cui proveremo un po' a giocare è questa, cioè perché gli animali hanno un ruolo così importante come oggetti della poesia delle satire ariostesche? Cioè, come mai sono oggetto privilegiato dell'autoproiezione dell'io? E una prima risposta può venire dalla considerazione globale del libro e delle satire. Sapete che è giusto parlare di libro d'autore, anche se in origine questi erano testi probabilmente di carattere semiprivato. Non escono in vita, escono subito dopo la morte di Ariosto. Sono testi obiettivamente problematici, per il loro rapporto proprio con la corte estense. Allora, qualche considerazione globale sul libro e sul suo primo modello, che è naturalmente Orazio, l'ho detto prima, e questa cosa è stata di recente confermata anche da Andrea Cucchiarelli. Il suo saggio è stato raccolto in questa edizione nuova che c'è delle satire, e ci sono i testi commentati e ci sono anche alcuni saggi, tra cui anche quello di un insigne latinista come Andrea Cucchiarelli, che ha proprio lavorato sul rapporto con Orazio ai modelli classici. E prima di lui era stata ricordata questa cosa molto bene anche dalla penna, ma non soltanto. Orazio dunque modella tutto tondo, compreso il modello della satira in forma epistolare, naturalmente. E Orazio sfrutta gli apologhi con animali. E questo probabilmente legittima Ariosto in qualche modo a fare lo stesso, attingendo però a un patrimonio molto più esteso che va sulla tradizione della favolistica antica, come abbiamo visto Fedro, ma non solo, perché ci sono apologhi di cui non abbiamo ancora individuato la fonte. Ed ecco il caso del memorabile explicit della prima satira. È un explicit memorabile anche perché Ariosto qui proprio riscrive una favola oraziana. Quindi proviamo a leggerlo rapidamente. Un asino fu già con osso e nervo, mostrava di magrezza, entrò pel rotto del muro, ove di grano era un acervo. Cioè, un asino molto magro si infila in un pertugio del muro e trova un mucchio di grano. E tanto ne mangiò che l'epa sotto, la pancia,
si fece più di una gran botte grossa, finché fu sazio e non però di botto, cioè piano piano ingrassa. Temendo poi che gli si empeste l'ossa, cioè che qualcuno lo vada a bastonare perché ha divorato tutta la riserva di grano, si sforza di tornare dove entratera. Ma par che il buco più capir non possa, naturalmente è ingrassato, non passa più dal pertugio. Mentre s'affanna e uscire in darno spera, gli disse un topolino: se vuoi quinci, uscir, tratti, compar, quella panciera. Se vuoi uscire di qui, togliti quel pezzo che ti sei aggiunto, la panciera è proprio un pezzo dell'armatura. A vomitar bisogna che cominci ciò che hai nel corpo e che ritorni macro, altrimenti quel buco mai non vinci. Or, concludendo, qui Ariosto chiude l'apologo e riporta tutto sull'io, dico che se il sacro cardinal comperato avermi stima, con li suoi doni, non mi è acerbo e tacro, renderli e tor la libertà mia prima. Cioè, io, come l'asino, sono pronto a vomitare, la parola grossa che usa Ariosto, capite perché l'origine semiprivata di questi testi, perché qui si tratta di vomitare il beneficium, naturalmente, il dono che il cardinale gli ha fatto. Ma Ariosto è pronto a farlo in nome del valore supremo, che è quello della libertà. Tor la libertà mia prima. E per Ariosto la libertà significa soprattutto la possibilità di coltivare gli studi, cioè gli studia, humanitatis, gli studi classici, volgari, latini. Dunque, il tema del dono è subito centrale nel libro. Il beneficium del padrone al servo, al vassallo, vi ricordo sempre che Ariosto appartiene alla piccola nobiltà legata da vincolo feudale agli este. Il tema del dono è connesso a quella della libertà e sappiamo bene, come è stato scritto anche da chi si è occupato della storia del dono, il dono ha una natura ambigua perché ha la capacità di obbligare nel tempo chi lo riceve. Il dono può addirittura snaturare chi lo riceve. Vedete che l'asino era magro di natura e la sua natura viene sconvolta. Se vuole ritornare alla libertà, deve recuperare la sua natura. Questa parola tornerà oggi varie volte. Cioè, dal buco si esce magri perché magri si era in origine, secondo natura. La parola dono è una delle parole chiave centrali di tutte le satire e sarà centrale nella satira quarta che poi affronteremo. Pensate che di 7 occorrenze di questa parola nelle satire, 4 addirittura sono nella quarta. Nella quarta satira, la prima Garfagnina, sulla quale poi ci soffermeremo a lungo, i timori palesati in questa prima satira, cioè perdere la libertà, diventano la realtà. L'inferno della gelida Ungheria, che è solo immaginato come spauracchio, questa prima satira diventa la tremenda realtà concreta, vissuta, del mandato di governo. Sapete bene che la riflessione sul dono è corollario del tema forse centrale delle satire, che è quello della corte, ne abbiamo già parlato, e dell'uomo di corte e letterato insieme. Dunque, come Orazio, in Epistole primo 7, affrontava il tema del dono, del vincolo col patronus, mecenate, qui Ariosto affronta quello con Ippolito nel momento in cui il suo poema non è accolto come si aspettava a corte, perché vi ricordo che la prima satira esce subito dopo l'uscita, un anno dopo esce, è scritta un anno dopo l'uscita del poema, cioè 1516. C'è la rottura sostanzialmente di un rapporto economico, quello fra patronus e, in questo caso, il suo cortigiano. Da qui, nel corso della satira, anche il celebre fortissimo a, dice Ariosto, a gettare la lira in un cesso, dice, proprio con queste parole. Allora, cosa mi interessa notare qui? Mi interessa notare che questa proiezione teriomorfica è espediente retorico di fatto comune ad Ariosto e Orazio. Come Ariosto, su quello del topolino, così Orazio proiettava la condizione, la propria natura, sul profilo della vulpecola, della volpe.
il cunctare signo, che vedete lì, non è molto lontano dal vomitar, certo è molto più elegante del vomitar, però il discorso è lo stesso. Quindi Ariosto lo traduce direttamente all'indomani dell'uscita del Furioso e sperimenta una voce alternativa, che è quella delle sagre, che è una voce obiettivamente completamente diversa da quella del poema encomiastico. È una voce centrata, vi ho detto, sul modello razziano, ma non scordiamoci l'indignazio di un certo Giovenale e soprattutto Dante, tanto per tornare al discorso dell'anno scorso, e il modello morale, aggiungo modello morale e moralistico, che è la commedia. Le satire di fatto sono capitoli in terza rima e suonano come canti della commedia, quindi il poeta è costantemente sollecitato dal cortocircuito con la memoria dantesca. Torniamo alla satira terza. Dalla metafora con gli animali da Soma si scivola in quella con l'universo ornitologico, nella sua immensa varietà di specie. Una varietà che serve a rivendicare l'unicità dell'indole delle creature e quindi anche dell'io. La natura, l'unicità della natura dell'io. E questo è uno dei grandi valori delle satire. Ricordatevi l'asino. Per uscire deve recuperare la sua natura. Questo discorso del secondo natura è di nuovo fatto di Moraziano, no? Quindi le passioni, i desideri, le ambizioni, ma sempre con un senso dell'equilibrio, della mediocritas, potremmo dire, con una formula abbastanza vulgare. Dunque, naturalmente, come è facile intuire, la scelta di queste due categorie di animali, bestie da soma e uccelli, non è casuale, è molto precisa, è legata quindi alle funzioni che si prestano alla metaforizzazione del profilo del Dio, che è un servo cortigiano e quindi sotto il giogo, come la bestia da soma, ma è un poeta e quindi canta, come fanno gli uccelli. Quindi sono due animali, due categorie di animali scelte con grande precisione. Ora proviamo a leggere anche qui. So ben che dal parere dei più mi tolgo, che il stare in corte stimano grandezza, che io per il contrario a sentito rivolgo. Cioè, bene che gli altri dicono che è una meraviglia stare a corte, per me no. Stiaci volentieri dunque chi la apprezza. Fuor n'uscirò ben io, sun di il figliuolo di Maia, il figliuolo di Maia vorrà usarmi gentilezza, cioè se io avrò fortuna nei commerci, se Mercurio mi darà una mano. Non si adatta una sella o un basto solo ad ogni dosso, questo è il punto importante. Non tutte le nature sono uguali, quindi il servizio a corte non è per tutti. Per me non va, è implicito. Ad urno un par che l'abbia, all'altro stringe preme, gli dà duolo, mal può durare il rosignuolo in gabbia. Vedete, si scivola dall'animale da soma agli uccelli. Mal può durare il rosignuolo in gabbia. Più vi sta il gardellino, più il fanello. La rondine quindi vi mordirà. Provate a mettere una rondine dentro una gabbia e durerà ben poco viva. La ripresa, come vedremo, della terna di rime, nella satira quarta, trascinerà con sé l'immagine metaforica della proiezione ornitologica dell'io. E quando si tornerà a prendere questa area metaforica di proiezione, ecco che tornerà anche questa terna di rime, un bellissimo caso di memoria interna all'opera stessa di Ariosto, tutta regolata da quella legge che Tegre, parlando della presenza di Dante in Ariosto, etichettava col ricorso alla categoria della vischiosità, cioè della appiccicosità, se volete, della memoria, no? Io ricordo una terna di rime, una parola, ma ricordandola con questa io la riprendo e con essa migra anche l'atmosfera complessiva di quel luogo, no? Di quel contesto, con tutte le relative immagini. Qui la terna di rime si porta dietro la proiezione ornitologica, naturalmente tutto il significato, cioè difficile rapporto fra dono e libertà. Torniamo alla satira terza per confrontarci con un altro apologo, se volete, exemplum. Vedete, Ariosto dice esempio. Exemplum è proprio il termine tecnico.
In questo apologo Plio proietta la propria condizione su quella di un altro animale, un altro volatile, un altro uccellino, la gazza. Ancora un animale da svago, completamente, se volete, inutile, di delectatio pura, come delectatio è all'origine la letteratura. Un animale dunque sacrificabile agli occhi del padrone. È un apologo molto lungo, sono più di 40 versi. Il contesto di questa satira è quello romano, del dopo elezione di Leone X, quando tutti i vecchi amici, l'abbiamo detto già prima, sono assetati di benefici e corrono dal Papa per richiedere la loro personale ricompensa. E naturalmente non ce ne sarà per tutti, no? Ariosto, il poeta Gazza, se volete, ha già capito di non essere tra i fortunati. E naturalmente non possiamo leggerlo tutto, questo è un brano molto lungo, vi ho portato solo un pezzetto. La storia è questa: il pastore con la famiglia in un tempo di grave siccità, alla ricerca disperata di un pozzo, lo trova alla fine per ispirazione divina. E a quel punto, una volta che l'ha trovato, però, si tratta di capire adesso chi per primo andrà a bere. Naturalmente il pastore beve per primo, lui, la sua famiglia, la moglie, poi i figli, poi dopo la moglie e i figli ci sono gli animali, tutti però con un ordine ben preciso, in base alla loro utilità. Quindi leggiamo, con questa legge, un dopo l'altro vanno a bere, e per non essere i sezzai, cioè gli ultimi, tutti più grandi i loro meriti fanno, cioè tutti gli animali dicono ma io sono più utile perché ho fatto questo, quest'altro. Questo una gazza, che già amata assai fu dal padrone ed in delizia avuta, vedendo ed ascoltando, gridò guai! Io non gli son parente, né venuta a fare il pozzo, né di più guadagno gli son per esser mai che gli sia suta, cioè non gli farò guadagnare niente di più di quello che già gli ho fatto guadagnare in passato, cioè un po' di divertimento. Veggio che dietro agli altri mi rimagno, morrò di sete, quando non procacci di trovar per mio scampo altro rigagno. Cioè, mi devo svegliare, devo trovare un altro rigagnolo a cui abbeverarmi, perché qui ovviamente non berrò mai. Cugin, Ariosto adesso riprende il filo e riprende il dialogo io-tu, il destinatario è sempre Annibale Malaguzzi, cugino, con questo esempio, voglio che spacci, vuoi che spacci, cioè che mandi dove devono andare, quei che credono che il Papa porre innanti mi debba a Neri, a Vanni, a Lotti, a Bacci. Sono tutti cognomi toscani, se non fiorentini, qua, beh, non del tutto, insomma. Comunque, di aria toscana, chiaramente, cosa significa? Che il Papa, prima di tutto, pagherà quelli della sua consorteria allargata. E poi, semmai, gli altri. Ma se è vero che l'autoritratto dell'io è il vero centro gravitazionale delle satire, il percorso di autoanalisi di Ariosto fa un passo ulteriore nell'osservazione e nell'autocensura delle passioni, delle proprie passioni. La domanda è adesso, il desiderio insaziabile di gloria e ricchezza, dove può condurre l'uomo? Potenzialmente questo desiderio non ha limite e può addirittura distruggere l'io, lo può snaturare, ricordatevi quello che abbiamo già detto, e lo può distruggere. L'io, tuttavia, ha dalla sua una profonda conoscenza della propria natura, un senso dell'equilibrio, tutto razziano ancora una volta, fondato sull'aurea mediocritas, per cui le passioni, i sentimenti sono legittimi, naturali, sinché non travalicano una misura, diventando dismisura. Tutto ciò in materia poetica si traduce in una nuova proiezione teriomorfica dell'io. Qui l'io si specchia nella cerasta, una serpe cornuta, come dice il nome, una serpe cornuta del deserto che rappresenta la sete insaziabile, dunque innaturale, che può distruggere un uomo e renderlo schiavo delle sue passioni, dei suoi desideri protervi. Or sia il vero che il Papa attenga tutto ciò che già offerse e voglia di quel seme che già tant'anni sparsi or darmi il frutto. Cioè, ora ipotizziamo, cugino, che il Papa mi voglia dare tutto quello che io ho seminato un tempo al suo servizio.
Si è ver che tante mitre e diademe mi doni quante iona di cappella alla messa papal non vede insieme. Cioè, mettiamo pure che mi voglia dare tutte le mitre e diademi, cioè tutti i vescovari e i cardinalati, quanti Giona, il profeta Giona, bellissima questa interferenza con l'arte di quel tempo, Ariosto fa riferimento al Giona di Michelangelo che dall'alto della Sistina, sopra l'altare, vedeva durante la messa papale tutte queste mitre e questi cappelli di cardinali. Vedete che Giona è in una posizione strategica, perché sopra l'altare, precisione millimetrica di questa poesia. Sia ver che d'oro m'empia la scarsella, cioè chi mi riempie d'oro la borsa, le maniche, il grembiule, se non basta mi empia la gola, il ventre, le budella. Sarà per questo piena quella vasta ingordigia d'aver, rimarrà sazia perciò la sitibonda mia cerasta, cioè se avrò tutte le ricchezze del mondo, la cerasta, cioè la mia avidità, sarà alla fine placata dal Marocco al Catai, dal Nilo in Dazia, nonché a Roma anderò, se di potervi saziare i desideri in petro grazia, cioè se avrò la possibilità di saziare i miei desideri faccio il giro del mondo. Ma quando cardinale o degli servi io sia il gran servo, cioè addirittura anche se diventassi il servo dei servi, cioè il Papa, e non ritrovino anche termine i desideri miei protervi, incutil mi risulta essermi stanco in salir tanti gradi, meglio fora starmi in riposo e affaticarmi manco, cioè per poi avere sempre una sete di oro, meglio star fermo, non fare nulla. Il serpente cerasta era già comparso, tra l'altro, nelle satire in un'altra più proiezione teriomorfica che vi ho messo lì a destra, che è quella che riguarda i cardinali. All'inizio della satira seconda, Ariosto diceva «Or che li cardinali a guisa delle serpi mutan spoglia». Era l'avvento, durante l'avvento i cardinali cambiano il paramento. Naturalmente una proiezione parlante, una proiezione, Ricordate il Ferrer dei Promessi Sposi, la serpe che rimbuca, non è una proiezione lusinghiera per i cardinali, perché il serpente è per tradizione giudaico-cristiana il simbolo del vizio, del male, della tentazione. Il contesto non è molto diverso ora, in questa satira, anche qui il discorso è sulla corte pontificia, tutta dominata dagli appetiti, dai desideri insaziabili dei principi della Chiesa. Ora, prima di procedere verso la satira quarta, un brevissimo excursus per osservare come Ariosto abbia più volte fatto ricorso al mondo degli animali per proiettare la propria condizione di letterato e uomo di corte a servizio del potente di turno. Ne sia prova la celebre impresa delle api, che si trova stampata in capo alla prima edizione del Furioso. L'interpretazione di questa impresa è ancora abbastanza dibattuta, no? L'immagine con il motto. Leggiamo come la interpretava un uomo del Cinquecento, un contemporaneo, cioè Paolo Giovio. Vi leggo cosa diceva Giovio, lo vedete lì sulla destra della diapositiva. Fece una bella impresa Messer Ludovico Ariosto, facendo il vaso delle pecchie, cioè le api, no? Apicule. Pecchie, pecchia è l'esito normale da apicula, alle quali l'ingrato villano vi fa il fumo e le ammazza per cavare il miele, il mele e la cera. Sapete che per togliere, naturalmente per mettere le mani dentro un favo, per di più un favo che sta dentro un tronco, bisogna usare il fumo, col motto di sopra che diceva pro bono malum, in cambio del bene, il male. Naturalmente il bene è quello che le api danno al villano e il villano le ricompensa buttandole sul fuoco e affumicandole. Attenzione all'interpretazione adesso di Giovio, volendo forse che si intendesse come egli era stato maltrattato da qualche suo padrone, come si cava dalle sue satire. Quindi Giovio ricollega questa impresa delle api proprio alle satire.
La questione è molto dibattuta, naturalmente, perché questa impresa compare all'inizio del poema, nella prima edizione. Sappiamo che Ariosto non è contento di come viene ricompensato del poema, però pensare che già pubblicandolo lo pubblicasse con un contenuto polemico allegato così forte, non è facile dirlo. Sicuramente è un'impresa molto problematica, pro bono malum. E però quello che interessa a noi nella nostra chiacchierata è sempre questa idea della proiezione dell'io sul mondo animale, in questo caso le api, che naturalmente portano il miele, quindi tutta la tangenza, no? Poesia, miele, eccetera, eccetera, e tutto quello che è in termini di ricordi, anche qui, classici. Procediamo e torniamo a seguire il discorso riprendendo la serie delle satire e arrivando a questo punto alla quarta. La quarta satira è del febbraio 1523. Siamo nel primo anniversario dell'arrivo in Garfagnana. Ariosto c'era arrivato esattamente un anno prima, nel 22, all'inizio del 22. Dove Ariosto, vi ricordo, in Garfagnana viene mandato a seguito del rientro del territorio della Garfagnana nei domini estensi, subito dopo la morte di Leone X. Leone X era morto il 1 dicembre del 21, questo naturalmente configura un indebolimento del controllo dei medici sulla zona, diciamo, dei confini dello Stato mediceo, e perdono immediatamente il controllo della Garfagnana. Sapete che è la regione, sostanzialmente l'alta valle del Serchio, no? Bellissima zona, per la verità. Anzi, ve la consiglio per una bella gita, perché si vede, si può visitare la casa di Pascoli e insieme il posto dove è stato Ariosto, sono posti molto belli. Questa satira già fa percepire un mutato rapporto con i medici, cioè il rapporto si è ormai completamente deteriorato. Nella satira terza vedete che Ariosto riflette sul fatto di ricevere i benefici da Leone, ormai qui è tutto passato. Con i medici la rottura è insanabile. È una satira molto particolare. Rispetto al modello epistolare delle altre satire, in questa satira invece Ariosto non chiede nulla e non risponde a nessuna domanda. La fictio, se volete, è quella semmai di una specie di diario, come se fosse un diario di viaggio, un memoriale. E vedremo che è un memoriale dall'inferno, però. Nell'incipit, la proiezione dei protagonisti sul mondo animale, ancora una volta, con tutta la tipizzazione tradizionale di questo mondo animale, si presta a una descrizione globale del nuovo contesto, che è quello della Garfagnana riconquistata, di cui adesso Ariosto è un attore protagonista. E leggiamo questo incipit. Vedete, quando vi dicevo, l'andamento diaristico inizia con una data. La data diventa materia di finzione letteraria, molto importante questo, no? Il cronotopo diventa materia di letteratura. È molto importante per Ariosto, evidentemente, agganciarsi a un luogo e a un tempo in questa satira. Il 20° giorno di febbraio, una data. Quindi il 20 febbraio chiude oggi, ecco il deittico, hic et nunc, l'anno che da questi monti, che danno a Toschi il vento di rovaio, cioè il 20 di febbraio, chiude oggi l'anno in cui da questi monti, i monti della Garfagnana, cioè la catena del San Pellegrino, verso quindi il Modenese, questi monti che danno a Toschi il vento di rovaio, questi monti che danno alla Toscana il vento di tramontana, no? Come bella questa immagine, come se il vento di tramontana fosse fabbricato in questo luogo infernale, no? Come se fosse un antro infernale da cui viene partorito il vento più gelido che si possa immaginare, il rovaio, la tramontana. Qui scesi, da questi monti, qui scesi. Eccolo qui l'altro deittico.
qui scesi, e c'è subito l'immagine, poi ci torneremo, della catabasi. Scesi qui. Dove da diversi fonti, con eterno rumor, confondon l'acqua, l'acque, la turrita col cerchio fra due ponti. Anche qui ci torneremo dopo, ma questo eterno rumore è un altro elemento infernale. Questi sono fiumi che vengono subito connotati con un colore infernale. Ci sono fiumi infernali, sappiamo bene, in Dante, ma è l'eternità di questo rumore e di questa discesa insieme che connotano subito con piccoli tratti questo luogo come un luogo che è sì la Garfagnana, ma è anche il luogo di un inferno tutto personale, naturalmente, perché, vi ripeto, è un luogo molto bello in realtà. Ma se è questione di punti di vista. E poi il fine, no? È un anno che sono qui per fare cosa? Eccola qui che di nuovo si innesca la proiezione con il mondo animale. Per custodir, come al Signor mio piacque, inciso molto importante, non ci sono venuto io per mia volontà, ci sono venuto per volontà del mio Signore, cioè del Duca, e effettivamente fu così. Il commissario Ariosto viene incaricato dal duca. Per custodir il gregge Grafagnin, che a lui ricorso ebbe tosto che a Roma il leon giacque. Cioè, venni qui per custodire il gregge garfagnino, cioè il popolo della Garfagnana, che era ricorso al duca nel momento in cui era morto Leone. Ok? Però, come vedete, non si dice era morto Papa Leone, si dice tosto che a Roma il leon giacque, cioè nel momento in cui morì il leone. Ed ecco qui il gioco delle proiezioni teriomorfiche, cioè la belva feroce, il leone rapace, che però naturalmente qui si gioca su un grande paradosso, perché il leone rapace è Papa Leone, certo, ma il Papa Leone doveva essere il bonus pastor, in realtà, cioè lui doveva essere il custode del gregge, il vicario di Cristo, e invece è stato, nomen omen, un leone, il leone rapace. Che spaventato e messo in fuga e morso, gliel'avea dinanzi e l'avria mal condotto se non venia dal ciel giusto soccorso, cioè questo leone aveva spaventato, l'aveva messo in fuga, l'aveva morso questo popolo, questo gregge, e l'avrebbe portato a un esito tragico, l'avria mal condotto, se non veniva dal cielo un giusto soccorso. Il giusto soccorso è la morte del Papa, eh? Cioè Dio, per fortuna, ha fatto morire il Papa. E quindi lo Stato, diciamo questo avamposto di frontiera, è tornato agli Este, sotto il controllo degli Este. E qui, ecco, viene fuori un altro bel elemento di sicura suggestione per l'Ariosto delle Satire. Vi ho detto, c'è Orazio, sì, c'è la favolistica antica, sì, ma non solo. Qui c'è un punto di tangenza molto evidente con l'universo basso del genere pasquinesco, delle pasquinate, che però si adatta veramente alla perfezione, alla necessità espressiva di un Ariosto che è ormai tutto antimediceo. Del genere della pasquinata, appunto, fa costitutivamente parte l'uso della proiezione teriomorfica denigratoria dei profili dei pontefici, soprattutto di quelli morti. E epigrammi su Leone ce ne sono tanti che giocano sul nome del leone rapace. Quindi un altro punto di tangenza con un genere lì per lì, inatteso, la pasquinata, sì, un genere che è quanto di più lontano dalla satira, perché la satira è un genere tutto sommato costruttivo, se volete è letteratura che vuole cambiare il mondo, la pasquinata no, la pasquinata è distruttiva ed è ad personam, è anonima, cioè sono generi apparentemente lontani, ma ci sono punti di tangenza. Nei due sensi, perché ci sono pasquinate che riprendono pezzi delle satire di Ariosto. Una in particolare mi viene in mente adesso, dove il richiamo è chiarissimo.
Il Papa morto dunque descritto come un leone rapace, con tra l'altro la possibile suggestione di una moneta, che è quella che vi ho riportato, una moneta celebrativa. Sì, è una moneta celebrativa della morte del Papa. Non c'è da scandalizzarsi molto, perché il Papa era un capo di Stato ed era un capo di Stato che aveva minacciato la sopravvivenza degli Este, e gli Este e a Ferrara si fa festa quando arriva la notizia della morte di Leone. E il Duca d'Este fa coniare questa medaglia, vedete, erretto col profilo del Duca, e sul verso della medaglia questa immagine con questo motto. È un'altra impresa, se volete, De Manu Leonis, che è un motto biblico, dalla mano del leone, cioè il gregge è salvato da questa figura che è di nuovo un bonus pastor, la vedete, la pecora, l'agnello, è salvato dalla mano, dalla grinfia, dalle grinfie del leone, De Manu Leonis. Ora, la moneta è naturalmente, sapete benissimo, un potentissimo strumento di propaganda, lo è stato fin dalle origini della monetazione, perché l'immagine col motto circola fra i sudditi a tutti i livelli. Tuttavia, l'accostamento con questo passo, che è stata avanzata anni fa, resta dubbia, perché non è sicuro che Ariosto per forza debba ispirarsi a questa moneta in questo passo, non è necessario, direi. Resta la presenza, evidentemente molto vulgata, della proiezione del Papa morto sul leone rapace, che invece dovrebbe essere pastore del gregge e non il suo predatore. Nella fonte biblica, Samuele 1:17, il pastore è Dio, ma è anche Davide. Davide che salva il popolo. Davide nella fonte biblica è sia salvato da Dio che insieme salvatore del gregge, perché Dio lo salva da Golia e Davide salva il popolo uccidendo Golia. C'è un gioco di molto complesso anche lì. Nella satira il buon pastore sarebbe Ariosto, anche se il suo profilo dunque si proietta addirittura su quello di Davide, se questa allusione alla moneta c'è, il che sarebbe molto interessante, perché sapete bene che Davide è re, ma è anche poeta, è il re poeta per eccellenza, no? Il Salterio è cantore, è poeta. Quindi ci sarebbe un gioco molto complesso, ma non ci facciamo prendere la mano. Resta questa idea della proiezione del Papa Leone, di Papa Leone sul leone rapace, all'opposto del suo ruolo di buon pastore, di vicario di Cristo in terra. Vi ricordo che la proiezione è rafforzata anche dall'immagine del leone marzocco, che viene evocata nella stessa satira. Il leone marzocco, il marzocco, cioè il leone seduto, è l'emblema della Repubblica Fiorentina. Quindi l'incastro è molteplice qui, cioè certo è Papa Leone, ma è anche Firenze questo leone a sua volta, vedete? Grafagnini in quel tempo, essendo fresca la loro rivoluzione, che spinto fuori avean marzocco a procacciar dal Tresca, cioè i Garfagnini avevano da poco cacciato via il marzocco, cioè Firenze in questo caso, non Leone. Poi nel caso ci torneremo più avanti. Allora, andiamo avanti con la satira quarta. Arriviamo a un altro punto molto importante, perché questa satira quarta descrive poi che cosa? L'argomento fondamentale è l'impossibilità della poesia senza il cor sereno, dice Ariosto, sempre per la nostra ricostruzione della storia delle emozioni. Si può fare poesia senza avere il cuore sereno? Allora, la satira quarta descrive proprio questa impossibilità. E nello stesso tempo, come se fosse questa satira come una lunga preterizio, segna un ritorno alla poesia. Cioè, è una poesia che parla dell'impossibilità della poesia, se volete, ma essendo poesia, è un ritorno alla poesia, dopo un anno di silenzio. E la spiegazione del lungo silenzio è di nuovo articolata ricorrendo a una proiezione eteriomorfica, questa volta con un generico augel, un uccello non specificato. Il gioco metaforico però rimane, cioè il poeta e il volatile, l'uccello, condividono
una capacità canora, ed ecco qui l'elemento in comune che consente la proiezione metaforica. Ma la proiezione non è solo verso il mondo animale. Il ritorno della poesia alla poesia è articolato autorevolmente anche attraverso un'autoproiezione dell'io sul profilo di uno dei padri della poesia occidentale, che è Esiodo. E adesso vi leggo il testo, poi vedremo. È questo e questo, in tanto tempo, è il primo motto che io fo alle dee che guardano la pianta delle cui fronde io fui già così giotto. Cioè, sempre rivolgendosi al cugino, Ariosto dice: questa poesia che tu stai leggendo, questa satira, in tanto tempo, in quest'anno, è la prima parola che io rivolgo alle muse, cioè alle dee che guardano la pianta, l'alloro, delle cui frondi, dei cui rami, io fui così ghiotto un tempo. Allora c'è questa idea del pasto dell'alloro, mangiare l'alloro. In realtà nella teogonia che noi conosciamo adesso non c'è proprio il pasto delle foglie, viene consegnato l'alloro dalle muse ad Esiodo. Quindi qui c'è tutta una vicenda molto complessa, cioè che teogonia legge, naturalmente non in greco, Ariosto, e con l'aiuto anche di un comune amico che è Alessandro Fusi abbiamo un po' lavorato in passato su quali potessero essere il tramite. Pare che ci sia, tramite il maestro di Ariosto, Gregorio da Spoleto, che era un umanista, la possibilità che Ariosto sia venuto in contatto con i cosiddetti scolia vetera a Esiodo. E in questi testi sì che c'è l'immagine del pasto delle foglie dell'alloro, mangiare alloro per far scaturire l'ispirazione poetica. C'è una dipendenza, come sempre mi ha fatto notare Alessandro, dall'aurunque ma mordit di Giovenale, mordere, mangiare anche qui l'alloro, ma ci sono tante piste. Ad esempio, ne ho scovata una io in Boccaccio, nel trattatello in Laude di Dante si racconta che Dante da bambino mangiasse bacche di alloro. E da qui l'ispirazione poetica. Quindi questa è evidentemente un'immagine che serpeggia in canali molto strani, che sono quelli della tradizione classica, come sapete, non facile ricostruirla in questi secoli. Ma è una cosa che mi sembrava giusto dire a voi in questa sede. E poi si dice, ecco, dopo questo riferimento fulmineo ad Esiodo, è un riferimento sicuro, perché vedete che io vi ho riportato il passo della Satira Sesta, dove Ariosto dice: quel che dalle morse fronde par che in ascra, par che poeta in ascra divenisse. Cioè, è chiaramente Esiodo. Ok? Quindi questa idea di mangiare l'alloro, anche se qui Esiodo non è nominato, il discorso va lì. Allora, ritorno alla poesia e però, dice Ariosto, racconto il silenzio che c'è stato prima di tornare. La novità del loco è stata tanta che ho fatto come Ugel che muta gabbia. Cioè, la novitas di questo luogo è stata talmente sconvolgente che ho fatto come gli uccellino che cambia la gabbia, che molti giorni resta che non canta. Vedete il verbo importante, cantare, è questo l'elemento che collega Ariosto all'universo ornitologico. Maleguzzo cugin, che taciuta abbia, non ti meravigliar, ma meraviglia abbi che morto io non sia ormai di rabbia, vedendomi lontan 100 e più miglia, e da neve, alpe, selve, fiumi escluso, da chi tien del mio cor sola la briglia. Ed ecco qua che nella satira si innesta un'inattesa, inaspettata parentesi lirica, amorosa, emozioni e passioni addirittura amorose. E addirittura qui si innesta ovviamente un altro modello, che è quello petrarchesco. Ci si gioca, questa neve, alpe, selve, fiumi, ricorda proprio alcuni passi del canzoniere. Qui si gioca con un'altra fonte ancora, facendole un po' il verso e scherzando un po' anche su di sé, perché Ariosto dice: sì, ho 50 anni, sono innamorato, è una debolezza. Ma Ariosto, lo vedremo tra poco, la considera una debolezza del tutto naturale, quindi accettabile, quindi non viziosa. Questa terna di rime era la terna di rime che, vi ricordate, avevamo visto poco fa
all'inizio della terza satira, quindi qui è il luogo in cui viene ripresa in questa nuova proiezione con l'universo ornitologico. Allora, procediamo allora e cogliamo il senso di questa parentesi lirico-amorosa in attesa dentro una satira. Veramente qui Ariosto sta un po' forzando i termini del genere letterario. Con altre cause, e più degne, mi escuso con gli altri amici a dirti il ver, ma teco liberamente il mio peccato accuso. Cioè, con gli altri sì, troverei delle scuse, perché mi vergogno di dire che sono triste, perché sono lontano dagli affetti. Attenzione, c'è l'amore per Alessandra Benucci, sì, ma è anche l'amore per il luogo dove sta Alessandra Benucci, cioè Ferrara. Cioè, Alessandra è la donna amata, ma sta nel luogo dove Ariosto ama stare, cioè c'è l'amor di patria insieme all'amore per la donna. Liberamente il mio peccato accuso, ecco. Cioè, non ho vergogna a palesare agli amici veri le mie emozioni, i miei sentimenti, perché sono assolutamente secondo natura, sono umani. Altri, e qui si innesta la sermocinazio, cioè l'invenzione di un personaggio fittizio con cui si dialoga, no? Diciamo, si inventa un potenziale detrattore. Altri, a chi lo dicessi, un occhio bieco mi volgerebbe addosso e muso stretto, guata poco cervel, poi diria seco, degno uom da chi esser debbia un po' purretto, uom che poco lontan da 50 anni vaneggi nel pensier di giovinetto. Cioè, questo detrattore potrebbe dire, ma guarda poco cervello, testa vuota, guarda un po' se un popolo, il popolo garfagnino, deve essere retto da un uomo che poco lontano dai 50 anni vaneggia in pensieri da ragazzino, no? Qui sono gli amori senili, se volete, di Ariosto, e Ariosto li considera qualcosa di estremamente naturale. Ovviamente questo severo Catone oppone un giudizio di moralità molto stretta. L'uomo di 50 anni, che voleva dire tanto ai tempi, non dovrebbe perdersi nei pensieri che sono tipici di un giovane. E direbbe il Vangelo di San Giovanni, direbbe il Vangelo, sarebbe vero, verissimo, che, se ben erro, pur non son sì losco, cioè non sono così cieco, che il mio orror non conosca, che io non il danni, cioè, sì, lo vedo il mio errore, conosco, lo riconosco e lo condanno. Attenzione, perché Ariosto è molto ambiguo qua. Lui ci sta dicendo sottilmente, ancora quello con altro dei temi delle satire, che conosce perfettamente la propria natura. Quindi è sempre molto ambiguo Ariosto, è tutto un percorso di autodefinizione di un ritratto, ovviamente, no? Questo io è un io perfettamente consapevole, conosce se stesso, se volete, con grande precisione. Quindi, ok, riconosco l'errore, lo condanno, ma che giova se io il danno e se io il conosco, se non ci posso riparar, ne trovi rimedio alcun che spenga questo tosco? Cioè, e qui di nuovo un'altra immagine sicuramente pescata da Petrarca, cioè peggio il meglio e tal peggior m'appiglio, dice Petrarca, no? Lo vedo cosa devo fare, ma poi casco sempre nell'amore, nella passione, nel dolore, eccetera, eccetera. È la stessa cosa dice qui Ariosto, cioè io lo riconosco questo errore, ma poi non ci posso trovare nessun remedium, rimedio, dice. A questo amore non c'è rimedio. Naturalmente qui lo vedete che Ariosto non è per nulla disperato di questa cosa. Ci sta ridendo sopra e sta prendendo anche un po' in giro il lessico della lirica amorosa tradizionale. E poi qui questo finale molto importante. Tu, forte e saggio, che a tua posta muovi questi affetti da te, che in noi, nascendo natura, affigge con sì saldi chiovi. Tu, cioè tu, detrattore, forte e saggio, tu sei il sapiens stoico, quel modello da cui io fuggo, che rimuovi a tua posta, cioè a tuo piacimento, questi affetti, queste passioni, queste emozioni dal tuo cuore, passioni che in noi invece, nascendo, cioè ab origine, la natura ha inchiodato,
nella nostra natura, nella mia natura, con chiodi così, così, così saldi, così forti. È un passo molto importante per tutto il discorso sulla naturalità delle passioni e della loro espressione palese, anche emotiva. Il punto è sempre lo stesso. Le passioni sono secondo natura se sono contenute nei limiti di una mediocritas che eviti delle derive viziose, che invece sarebbero quelle sì dannose. Non vanno perciò nascoste, ma vanno palesate anche. E qui c'è probabilmente un ricordo di questo carme latino giovanile, Carme 54, intitolato De diversis amoribus, dove Ariosto a un certo punto se la prendeva con i catoni, proculeste catones, cioè lontani da me, catoni, perché io, come dire, rivendico il mio diritto, in quel caso, a una molteplicità di amori. Qui a un amore solo, ma palesato in età tarda, tarda per ovviamente sempre per relativamente. Portiamo avanti sempre il discorso su questa satira quarta e dalla naturalità delle sue passioni Ariosto passa invece a contrapporre l'innaturalità delle passioni viziose che invece sono quelle che corrompono le corti. Perché Ariosto sarà sì pure innamorato di una donna a 50 anni, ma dice lui, ma guardate quello che succede nelle corti italiane. Fisse in me questo, cioè questo chiodo lo fisse in me e forse non si orrendo, come in alcun ca di me tanta cura, che non può tollerar che io non mi emendo. Cioè questo chiodo che è stato conficcato in me dalla natura non è forse così brutto come quelli che ci sono in coloro che si preoccupano tanto di me, no? E che non possono quindi tollerare il fatto che io non mi emendi da questo errore. E fa questa persona, appunto, questo detrattore sempre ipotetico, fa come io so alcun, che dice e giura che quello e questo è becco e quanto lungo sia il cimier del suo capo non misura. Ancora un'altra proiezione sul mondo animale, questa volta si gioca qui quasi al limite col genere burlesco, dove il tema delle corna, il cornuto, è particolarmente praticato. E qui la proiezione di questo detrattore è sul becco, cioè sul maschio della pecora o della capra che porta le corna, e dice Ariosto, qui naturalmente il discorso, il tema qual è? Quello dell'ipocrisia delle corti, quindi c'è anche una tangenza con la parabola della pagliuzza e della trave, naturalmente, quindi chi ha le corna punta il dito sugli altri dicendo ce l'hanno gli altri, non si accorge di avercele lui in testa le corna. E poi una lunga serie di immagini al negativo di Ariosto, no? Io non uccido, io non percuoto o pungo, io non do noia altrui, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, l'autodefinizione morale di questo io satirico si definisce sempre in maniera negativa, cioè io non sono così, io non sono così. In questo caso io non sono ipocrita, io non sono malvagio, non faccio tutte queste cose che chi mi condanna invece fa. Se ben mi dolgo che da chi meco è sempre io mi dilungo. Quindi se anche se io non faccio tutti questi mali, anche se mi lamento del fatto che sempre mi allontano, sono sempre lontano da chi, scusate, sempre io mi allontano da chi è sempre con me, cioè la mia amata. Perciò non dico, né a difender tolgo, che non sia fallo il mio, ma non si grave che di via più non mi perdoni il volgo. Cioè, non dico che il mio non sia un errore, come diceva Petrarca, dell'amore sbagliato, non l'amore in assoluto, ma non è così grave che di una cosa anche più grave non mi possa perdonare il popolo. Con manco ranno il volgo, non che lave maggior macchia di questa, ma sovente titolo al vizio di virtù dato ave. Cioè, con molto meno ranno, che cos'è? La lescivia, no? La cenere con cui si lavava, si faceva il bucato. Con molto meno, potremmo noi dire, con molto meno detersivo, il popolo non solo lava una macchia maggiore di questa, ma spesso addirittura ha dato
titolo di virtù al vizio. E questo è un altro punto molto, molto importante, perché qual è il grande cruccio di Ariosto qui in questo passaggio della Satira Quarta? E c'è qui, guardate, una sterzata rabbiosa, quasi rancorosa. È un testo molto cupo, questa Satira Quarta, sicuramente il più cupo fra tutte le satire. E il problema qui qual è? Il problema è che la magnanimità, la virtù che l'io del sapiens satirico ariostesco si attribuisce fin dalla prima satira, anche in virtù di rinvii intertestuali a Dante e alla Commedia, no? Il magnanimo di cui abbiamo parlato l'anno scorso, magnanimo dantesco, è un grande modello per l'io satirico ariostesco. Quindi questa virtù, che si ricollega a quella dei megalopsicoi della Commedia, il problema qual è? Il problema è che nel mondo alla rovescia della corte questa virtù è diventata una maschera. Cioè la magnanimità è diventata una maschera da portare per nascondere il vizio. Ecco perché Ariosto si indigna. Adesso non c'è tempo di leggere. Siamo già avanti, però sostanzialmente, vedete il finale del passaggio che vi ho portato, costui non è chi morde o che gli latri, ma liberal, magnanimo si noma, fra gli volgar giudici oscuri altri. Cioè questi brutti personaggi, Ariosto si inventa quattro personaggi con non sono ancora identificati, con dei nomi fittizi, che sono però modelli sostanzialmente di dannati in terra, protagonisti dell'inferno del mondo delle corti. Ma vado un po' più veloce. Veniamo al passo, un passo cruciale nell'autoritratto di Ariosto. Ariosto pone un passaggio forte nell'autoritratto in questa prima satira garfagnina. L'io rappresenta se stesso, vi dicevo, in una dimensione di dannato, bloccato in un vero e proprio inferno in terra. In questa condizione l'impossibilità della poesia è una conseguenza diretta. A proposito di storia delle emozioni, delle loro rappresentazioni in termini letterari, Ariosto dice che non si può fare poesia senza la serenità del cuore, senza il cor sereno. Una riflessione importante su un argomento che tra l'altro ci permetterebbe anche di attraversare quasi tutta la storia della letteratura italiana, no? Perché gli autori si sono sempre espressi su questo argomento. Ad esempio, un altro che avrebbe concordato con Ariosto è Marino. Lo dice in una lettera: è impossibile fare poesia se non si sta comodi, se non si mangia bene, se non si campa per bene. Naturalmente la risposta di Ariosto qui è netta, ma nello stesso tempo ambigua, perché, come vi ho già detto, tutta la satira è preteritiva, no? Ariosto in realtà sta facendo grande poesia mentre dice che è impossibile farla. Ma né d'Ascra protria né di Libetro torna Ascra, sempre la patria di Esiodo, né di Libetro, altro monte sacro alle muse, la mene valli, senza il cor seren, far da me uscir iocunda rima o metro, cioè iocunda rima, cioè poesia volgare, o metro, poesia classica, poesia latina. Cioè, qualunque scenario idilliaco, qualunque luogo ameno, non potrebbero, se io non ho il cuore sereno, permettermi di fare poesia. E qui una deprecazione nei confronti del luogo in cui adesso si trova. Dove altro albergo era di questo meno conveniente ai sacri studi, vuoto d'ogni iucundità, d'ogni orror pieno? Cioè, c'era un luogo peggiore per fare poesia al mondo, per essere quello che io sono, secondo la mia natura? La risposta, ovviamente, a questa domanda retorica è no. E qui la descrizione di questo inferno. La nuda Pania, tra l'aurora e il noto, la Pania è una delle vette delle Alpi Apuane, nuda perché è una roccia nuda, sapete che le Apuane sono prive di vegetazione, no? nelle cime più alte, dall'altre parti mi circonda il giogo che fa di un pellegrino la gloria noto, è il giogo del San Pellegrino, cioè l'altra corona di monti verso il Modenese. Questa è una fossa dove abito profonda, donde non muovo pie senza salire del silvoso Appennino la fiera sponda. Questa dove sto io è una fossa profonda dove
non riesco a muovere il piede se non per salire, cioè non c'è pianura qui, pensate a Ferrara, naturalmente, no? Qui non c'è pianura. E naturalmente la connotazione di questo passo è tutta dantesca. Vi ho riportato un paio di luoghi, questa fossa è proprio il termine tecnico che usa Dante per indicare il baratro infernale, ma qui c'è un chiaro rinvio al Pozzo dei Giganti. Cioè, nella ripresa delle rime sponda circonda, qui si vede proprio come Ariosto voglia dare l'idea di una situazione di discesa e di claustrofobia, perché se vi ricordate Dante percepisce di essere circondato da delle creature mostruose, e infatti c'è quella bellissima evocazione della città di Monteriggioni, no? Con le torri che sono come giganti intorno a Dante che sta scendendo nel pozzo. Allora, fatto sta che l'impossibilità della poesia è strettamente connessa all'assenza di cuor sereno, che a sua volta è connessa alla catabasi infernale dell'io, senza un'apparente via di uscita. Vedremo che questa catabasi è legata all'accettazione di un dono, cioè dell'incarico che gli ha dato il duca. Così ci ricolleghiamo al discorso della prima satira. Vomitare il dono, se serve. Solo che qui non si può vomitare. Ecco qual è il problema. Cioè, qui si stanno realizzando, in questa satira quarta, gli incubi peggiori che erano solo paventati nella prima satira. Cioè, l'accettazione di un dono che priva della sua libertà l'io e lo proietta in un contesto che è quello dell'inferno. E dunque, in questo inferno, poi determina l'impossibilità di dedicarsi alla poesia, agli studia humanitatis. La connotazione infernale del paesaggio garfagnino abbiamo visto che è tutta in termini danteschi. Ora, tanto per far vedere che non è un inferno proprio inferno, naturalmente, ecco, però al di là ora dello scherzo, quando l'oggetto privilegiato della poesia è il paesaggio, devo dire che è sempre molto utile studiarlo, questo paesaggio, fare anche un sopralluogo. Io ce l'avevo fatto qualche anno fa, perché capisci alcune cose. E come vedete Castelnuovo è un centro di fondovalle, né più né meno, alla confluenza di due fiumi, e naturalmente il carattere infernale qui è tutto soggettivo, no? Se volete quasi tendenzioso, perché di fatto è una proiezione di una condizione che vive l'io, anche se è giusto dire che questo territorio in quel momento era un territorio di frontiera, cioè di fatto era infestato da bande di briganti che controllavano il territorio, che era passato di mano troppe volte: Genova, Lucca, Firenze, Ferrara. Incredibile adesso, perché di tutto dà l'idea meno che di una frontiera questo territorio. Però quello che potete vedere è, sì, l'infossamento, la sensazione di sentirsi circondato da questo Appennino, da queste Alpi Apuane selvose. Ne deriva che cosa? Ne deriva l'arroccamento. Questa è un'altra immagine, un'altra foto che ho fatto quando ero stato lì, è la rocca dove Ariosto è stato, è ancora piuttosto ben conservata, a Castelnuovo. E naturalmente questo arroccamento è una condizione non solo fisica, ma anche morale, è ovvio, no? Ostiami in rocca, ho voglia all'aria uscire, accuse, liti, sempre gridi, ascolto, furti, omicidi, odi, vendette, ire. Cioè, io posso star fuori o star dentro la rocca, che quello che ascolto sono sempre guai, sempre atti di violenza. Questa garfagnana prende sempre di più l'aspetto di un mondo alla rovescia. E lo vediamo adesso in quest'altro passo. Dei saper la licenza, sempre sta parlando col cugino, in che è venuto questo paese, poiché la pantera, indi il leon, l'ha fra gli artigli avuto. Torniamo alle immagini, alle proiezioni teriomorfiche. La pantera è Lucca, il leone è il leone Marzocco, cioè Firenze, ma anche Leone, Papa Leone, che tiene fra gli artigli i garfagnini. Qui vanno gli assassini in sì gran schiera, un'altra che per prenderli ci è posta non osa trar del sacco la bandiera. Cioè, qui vanno in tale schiera
gli assassini in giro per le strade, che l'altra schiera che dovrebbe essere preposta a catturarli, cioè se vogliamo dire le forze dell'ordine, non osano nemmeno tirare fuori dal sacco la bandiera. Eccolo qui, il mondo alla rovescia. Il mondo alla rovescia delle corti, l'abbiamo visto prima, no? Il vizio, la virtù diventa una maschera che copre il vizio, ed ecco che questo mondo alla rovescia prende corpo anche nella realtà che Ariosto vive in questo momento. E da qui l'incastellamento. Saggio chi dal castel poco si scosta. Cioè, se vuoi salvare la pelle, stattene dentro il castello. La rocca, appunto. Condizione questa dell'arroccamento paradossale però per l'io satirico, che fa dell'esercizio della propria moralità e anche del coraggio delle proprie azioni uno dei caposaldi. Proprio una questione identitaria di questo io magnanimo. Qui però siamo di fronte a un io che anche moralmente, intimamente, è un io degradato in questa quarta satira. È inutile girarci intorno. È un io che non può più esprimere il proprio magistero morale. È grave per un io satirico. Difatti, come vi dicevo, è sicuramente la quarta, il passaggio più disperato delle satire. Il male incarnato nell'umanità garfagnina, in un contesto che è davvero da male bolge, no? Lo vedete circondato da questi assassini, furti, omicidi, eccetera, diventa poi immagine di questa fossa infernale, anche metaforica, di Castelnuovo. E quindi la saggezza del Sapiens diventa saggio, dice saggio chi dal castel poco si scosta, cioè la sapienza diventa quella dell'arroccamento, che è un paradosso totale. Ora, il problema qual è? Che questi testi poi sono stati a lungo usati anche erroneamente come fonti per ricostruire la biografia di Ariosto. Qui Ariosto sta facendo letteratura, questa non è una cronaca. Sappiamo infatti che Ariosto in realtà fu un buon commissario che esercitò un'azione di governo incisiva e anche violenta all'occorrenza. Cioè Ariosto più volte, lo sappiamo dal carteggio col Duca, chiede all'autorità di eseguire delle condanne capitali perché è l'unico modo per far sentire un minimo di autorità. E spesso Ariosto ha il coraggio in queste lettere di contrapporsi alla volontà ducale, se vi ricordate l'incontro dell'anno scorso, la capacità del megalopsicos di manifeste dicere, dice Aristotele nell'Etica Nicomachea, no? Cioè dire manifestamente, anche di fronte al potente, le proprie ragioni. Questa cosa Ariosto in realtà continua a farla. Allora la domanda è, ma perché allora qui Ariosto nella satira insiste sulla incapacità di governare, sulla propria inadeguatezza? Certamente Ariosto calca un po' la mano e un possibile motivo potrebbe essere quello che vediamo in azione in realtà in tutte le satire, nella costruzione dell'autoritratto. Cioè, da un lato Ariosto descrive un Sapiens che ha le caratteristiche morali del magnanimo dantesco, farinata, una figura rocciosa, statuaria. Dall'altro però subito smorza queste asperità, le asperità di questo ritratto, mostrando sempre il lato più fragile di un'umanità che lo descrive come malato, come anziano, come pieno di acciacchi, come inadatto alla vita di negozio, come innamorato quando non dovrebbe essere innamorato, addirittura dominato dalle passioni, se volete, emotivo, fragile. Il risultato però è molto efficace in termini letterari, perché il risultato è quello di un autoritratto molto bilanciato, che riduce la distanza fra l'io e il lettore, che è il destinatario del discorso morale. Il discorso, infatti, risulta sempre poco magistrale. Se Ariosto avesse puntato dritto sul modello del Sapiens stoico, il suo discorso sarebbe stato un discorso, quasi una predica dal pulpito. E invece no. Sarebbe stato letterariamente, sicuramente, inefficace. Restiamo un momento ancora su questo paesaggio, che è oggetto di trasfigurazione poetica tutta infernale. Ecco qui l'immagine della confluenza di questi due fiumi. Naturalmente, vedete, non una discesa, ma una catabasi, vi ho riportato il passo iniziale, no? Qui scesi e con eterno rumor
Io naturalmente ho subito l'idea, torna al terzo dell'inferno, no? Per me si va nell'eterno dolore, dinanzi a me non fur cose create, se non eterne, e io eterna, duro. Quindi questa eternità degli elementi del paesaggio è una cosa tipica della situazione infernale. Naturalmente, singolarmente, questi punti non dicono niente. Se noi li leggiamo tutti insieme, ne viene fuori però un'atmosfera infernale, perché di per sé qui scesi. Ora, queste spie sono tutte interessanti per capire come alla commedia, sempre per tornare al discorso dell'anno passato, si ricorre come a un intertesto che serve a innalzare la condizione e anche la condizione emotiva del singolo io, qui quello ariostesco, a livello di universalità. Questa è una delle virtù della commedia di Dante, no? Cioè la possibilità che, riprendendo quel modello, una situazione privata, piccola, dell'io che scrive diventi qualcosa che ha una portata più grande, universale. È curioso che anche Ariosto segua questo discorso, questa via. E allo stesso tempo riflettiamo su come la lettura della commedia sia spesso e volentieri una lettura che tendiamo a stringerci addosso, alla nostra vita, alle nostre esperienze. Ariosto sta facendo questo qui, E questo poi vorrà dire pur qualcosa in merito al valore della commedia e della sua fortuna. Ci avviamo alla conclusione tornando all'io e alla rappresentazione della sua azione di governo, cioè l'esercizio della sua moralità. E a me sembra molto notevole come, nel caso della riflessione sulla possibilità della poesia solo con il cuor sereno, si indichi allo stesso tempo il tipo di atteggiamento emotivo con cui il commissario ritiene che si debba usare bastone e carota nella quotidianità del governo di un territorio così riottoso alle regole. Dice Ariosto, sicché or con chiaro or con turbato volto convien che alcun pieghi e alcun minacci, cioè ogni tanto con un volto sereno e un tanto con volto arrabbiato, turbato, conviene che io qualcuno preghi di fare qualcosa e qualcun altro minacci, se qualcuno condanni e qualcuno io assolva, che ogni dì scriva e empia fogli e spacci al duca, or per consiglio, or per mio aiuto, sicché il ladron coda ogni intorno scacci. Qui è messa in scena, sceneggiata, la scrittura dell'epistolografo, che invece non tace mai. La poesia tace, ma l'epistolografo no. L'epistolografia è di fatto un elemento di sopravvivenza per questo funzionario. E quindi al silenzio della poesia corrisponde l'estensione del dialogo epistolare con la corte, l'unico legame con l'esterno resta di fatto la corrispondenza diplomatica, e vi faccio notare in questa corrispondenza diplomatica, vi ho riportato qualche stralcio, osservate la frequenza dei verbi di dire. Prego, gridare, fare istanza, pregare, supplicare, non tacerò, l'ho detto, lo dirò, scrissi, scrivere, dire, cioè sono tutti verbi di dire. Ecco, sono di nuovo elementi di quel manifeste dicere di cui vi dicevo, no? Che è caratteristica tipica del magnanimo, fin dalla tradizione addirittura aristotelica. Questo si verifica nella pratica quotidiana del dialogo con il potente, con il duca in questo caso. Vado un po' più veloce. Nella satira invece l'io continua a calcare la mano sulla propria inadeguatezza, sulla propria umanissima fragilità. L'abbiamo visto il motivo, perché il profilo morale deve essere costantemente smussato, arrotondato. Qui tutto ciò serve ad Ariosto ad attribuirsi una grande, grandissima virtù, che è quella della clemenza. Ora, sapete bene che la clemenza è una virtù cruciale nell'azione di governo sin dal mondo classico. Ariosto se l'attribuisce sempre in maniera indiretta, guardate la sua abilità, dicendo che ai Garfagnini non c'era bisogno di uno clemente, e quindi vuol dire io sono clemente, ma non c'era bisogno di me qui. No? Quindi è sempre un modo indiretto per attribuirsi delle qualità che piano piano vanno come tessere di un mosaico a comporre
un autoritratto, che è un autoritratto naturalmente altissimo, morale. Obbligo gli ho del buon voler più che io mi contenti del dono, cioè ho obbligo al Signore, al Duca, della buona volontà, cioè del gesto del dono più che del dono stesso. Cioè lo ringrazio di avermi voluto fare questo dono del commissariato più che del dono in sé. Torna la parola chiave, il dono, il beneficium, il quale è grande, ma non molto conforme al mio desio, cioè non è nella mia natura, per tornare al discorso che abbiamo già visto. Or, se di me a quest'omini dimande, potrean dir che bisogno era d'asprezza, non di clemenza all'opre lor nefande. Come né in me, così né contentezza è forse in lor. Io per me son quel gallo che la gemma ha trovata e non l'apprezza. Ed ecco qui che torniamo a una proiezione di nuovo verso il regno animale, di nuovo un altro uccello. In questo caso il riferimento è chiarissimo alla Pullus ad Margaritam. Devo dire anche, osserviamo anche una sorta di abbassamento nella proiezione verso il regno animale, perché qui chiaramente non è più la rondine, eccetera, ma Pullus, che becca, che quindi non apprezza la gemma, perché ovviamente non la può mangiare, e dunque c'è un abbassamento anche quasi ironico nel finale. Questo va notato, perché evidentemente Ariosto si era anche reso conto della pesantezza argomentativa di questa satira così cupa. E nel finale ci sono un paio di apologhi un po' più sorridenti, tra cui questo riferimento, ennesima proiezione. Ariosto qui con grande finezza torna sul tema del dono, ma è come se si addossasse la responsabilità dell'accaduto. No? Dice il dono non è cattivo, semplicemente è inadeguato alla natura dell'io. Siccome questo io è la misura di tutte le cose, potremmo dire, questo dono risulta contro natura, risulta contro la natura personale, personalissima di questo io. E allora, veramente qui avviandoci alla fine, questo finale apologo molto divertente, che è l'apologo del veneziano a cavallo. Voi sapete che dire un veneziano a cavallo è come dire un genovese che vuole spendere, lo faccio scherzando su io sono genovese, quindi posso permettermelo. Il veneziano a cavallo, per definizione, è un controsenso, è un paradosso. E allora però è divertente vedere in questo finale come la proiezione dell'io, c'è sempre un animale, il cavallo, abbiamo visto, no? Il rozzone, abbiamo visto l'animale da soma, però qui la proiezione non è più sul cavallo ma è sul cavaliere. Ariosto si proietta sul veneziano, non sul cavallo di questa storia. Proviamo a leggerla rapidamente. Son come il veneziano, a cui il cavallo di Mauritania in eccellenza buono donato fu dal re di Portogallo, cioè sono come quel veneziano che ricevette in dono dal re di Portogallo un cavallo di Mauritania, un cavallo berbero, suppongo, quindi di grande qualità, il quale per aggradire il real dono, non discernendo che mestieri diversi volger temoni e regger briglie sono, sopra vi salse e cominciò a tenersi con mani al legno e con sproni alla pancia, no? Questo veneziano sale e senza pensare, senza ricordarsi che un conto è muovere un timone e un altro è reggere le briglie, cosa fa? Sale sulla sella, si tiene al pomo, al legno e stringe i piedi alla pancia del cavallo. E ovviamente fa quello che non doveva fare. Non vuo, se codicea, che tu mi versi, cioè non voglio, cavallo, che tu mi rovesci, mi fai cadere a terra. Solo che, chiaramente, se voi ungete il cavallo con gli sproni e tirate le briglie, quello non capisce se deve andare o deve stare fermo. Sente il cavallo pungersi e si lancia. E il buon nocchiero, non cavaliero, appunto. Più allora preme, stringe lo sprone al fianco, aguzzo più che lancia, di sangue la bocca il fren gli tinge. Cioè, sempre più spaventato, il veneziano stringe i piedi, quindi gli speroni, e tira le briglie. Allora, cosa succede? Che il cavallo, appunto, non sa il cavallo a chi ubbidire. O a questo,
che il torna indietro, o a quello, cioè agli speroni, che l'urta e spinge, cioè il comando è contraddittorio per il cavallo. Ur se ne sbriga in pochi salti presto, cioè, e quindi si sbriga il cavallo del cavaliere in pochi salti, cioè cosa vuol dire? Che lo disarciona, lo butta per terra. Rimane in terra il cavaliere col fianco, con la spalla e col capo rotto e pesto. Il cavaliere, questo povero cavaliere, rimane per terra sconsolato, col fianco rotto, la spalla e il capo. Tutto di polve e di paura bianco. Anche qui osserviamola, anche qui la rappresentazione dell'emozione. La paura è una, a sua volta, no? Questo cavaliere bianco di polvere e di paura è in realtà il volto di Ariosto. Ariosto è nella polvere, spaventato a morte dalla situazione in cui si trova. Si levò al fin dal re mal satisfatto e lungamente poi si ne dolse anche, cioè alla fine si alzò mal soddisfatto dal re, perché il dono è mal gradito, e poi lungamente se ne lamentò. È quello che sta facendo Ariosto, naturalmente. E andiamo quindi alla conclusione. Quindi qui da cavalcatura siamo passati al cavaliere, ma questo passaggio, se volete, questo upgrade è solo apparente, perché Ariosto è rimasto l'animale da soma, in realtà non è diventato il cavaliere. Infatti abbiamo visto che questo è un cavaliere, per modo di dire, è un cavaliere che è in balia del cavallo, quindi eccolo qui il problema. E quindi l'explicit, che è un explicit terribilmente disperato, tra rancore e rimorso, ce lo dicono questi condizionali passati. Meglio avrebbe egli, cioè il cavaliere, il veneziano, e io meglio avrei fatto, ma vedete, sono modi dell'impossibilità questi, avrei dovuto, avrei potuto, ma ormai. Egli il ben del cavallo, io del paese, cioè lui avrebbe fatto il bene del cavallo e io avrei fatto il bene del paese, cioè della Garfagnana, a dire, cioè se avessi detto io e lui, o re o signor, non ci sono atto, cioè non sono adatto a questo dono, non sono adatto a questo incarico, sia pur a un altro di tal don cortese, cioè sì, pure cortese di questo dono a qualcun altro, cioè dai questo beneficio a qualcun altro che magari lo gradirà più di me, che ne sarà più degno di me e quindi svolgerà un mandato più adeguato. Quindi vedete, ricadiamo nell'ambito del rimpianto, nell'ambito del rimorso, che però è molto sterile, non produce niente in questa fase, produce solo rancore, rabbia. La luce si rivedrà, se volete sapere come va a finire la storia, nella satira settima. Sarà sempre una satira garfagnina, ma Ariosto ragionerà di un possibile passaggio di nuovo alla corte romana. Siamo sempre nell'ambito degli impossibilia, però già il fatto che si ragioni di qualcos'altro è un qualcosa che in questa satira non esiste neanche. Qui il dono è troppo fresco, non può essere restituito, non si può fare quello che nella prima satira aveva fatto l'asino sul consiglio del topolino, cioè si era messo a vomitare e si era salvato la pelle. In questo momento Ariosto non può restituire il mandato nelle mani del duca, sarebbe una cosa infamante per l'onore di Ariosto e della sua famiglia. Vi ricordo sempre, questa è una cosa che ha una radice molto profonda, l'ho detto anche all'inizio, ma Ariosto è parte dell'aristocrazia estense, cioè c'è un vincolo di vassallaggio con il signore, che non è una cosa da poco per un uomo dell'aristocrazia del tempo, non si rompe facilmente un vincolo di questo tipo. E al momento dunque, come certifica, devo dire inesorabilmente, questa data topica nel finale, è una data topica che io ho voluto ripristinare a testo, si trova nel manoscritto, ma Segre poi non l'aveva accolta nell'edizione critica, invece è molto importante, è l'unica satira che termina con una data topica, cioè
scrivo da Castelnuovo di Garfagnana, ex Castronovo Carfignane. E Ariosto con questa data, davvero, vi ricordate, la satira inizia con una data, il 20° giorno di febbraio, e finisce con un luogo, quindi ecco la data, inizio-fine. È singolare che solo questa satira abbia questo aggancio cronotopico così profondo a un luogo e a un tempo. Come dire che Ariosto resta saldamente inchiodato nel fondo di questa fossa, nel suo, se volete, inferno tutto personale. Ok, io direi che vi ringrazio naturalmente per l'attenzione. E... grazie mille a professor Marini veramente per questo commento tecnologico ed emozionale. Questo termine alzare di Ariosto veramente profondissimo, approfondito, che secondo me ci sarà molto da ripensare, perché hai dato tantissimi spunti di riflessione. Tra l'altro, tutti preoccupati, diciamo, tutti i relatori che sono un po' preoccupati, no? Di inserire il proprio discorso sì. Questo ciclo invece mi sembra perfettamente. Qualcuno avrà anche sentito il collegamento alla conferenza di geografia, perché infatti è il riferimento ai luoghi, no? E quindi alle emozioni che sono citate stessi luoghi, insomma, era perfettamente centrato anche in questo senso, in questo contesto. Quindi veramente lo ringraziamo ancora. Ancora qualche minuto, non molti, perché se dobbiamo lasciare la sala, però se qui sia coloro che sono collegati online, puoi rivolgere qualche domanda al professore, che naturalmente siamo qui a disposizione. Quindi domanda, suggestione provocata dalle sue parole. Nel frattempo ringrazio Martina Carletti, che è qui presente, la nostra studentessa, ci consentirà di registrare questa conversazione, perché poi abbiamo scoperto l'arcano, Google Meet non consente più da gennaio la registrazione dei video, e quindi dobbiamo ricorrere al programma, al software, quindi grazie a Martina. Sul nostro canale YouTube presto avrete la relazione del professor Marini, quindi anche con un passo che è data e sarà un anno anche riconsiderato di legge. Tra l'altro, ecco, un'opera come le Satire di Ariosto è trascurata, non nell'ambito, se non altro nell'ambito scolastico, ma quando tranne la prima sala, si legge che forse merita invece una maggiore attenzione, come abbiamo visto oggi. Io sono quasi più appassionato di satire che del Furioso, devo confessare, ma questo è un gusto tutto personale, naturalmente. Abbiamo visto. Non ho preso appunti, sono talmente tanti gli però mi piaceva ricordare una cosa, un po' la deformazione professionale del greco, no? Questo aggancio, diciamo, stereomorfico, no? Di cui io poi, è chiaro che Ariosto in greco non lo leggeva, però mi è venuto in mente sicuramente, da una parte, Semonide, che ovviamente è satirico, per cui, ma lì non è tanto l'io quanto, no? La donna che viene paragonata ai vari animali, con i vari attributi. Invece, a parte c'è tutto razzo, vede la distanza, no? la falsa modestia e quant'altro, razzo ovviamente c'è tutto. Ma mi veniva invece in mente nella lirica corale, spesso i poeti paragonano se stessi o i loro avversari, diciamo, ad animali. Molti sono uccelli, che so, l'aquila opposta, no? Al corvo dei piratti, i cavalli spessissimo, no? Ci sono, e proprio il dio corale, il poetico che viene usato.
voglio dire, è vero che lì è la lirica corale, un po' certamente tutta la satira che recupera il mondo latino, mi viene a mente anche Cilio, no? Quando parlava del viaggio, non so come, eccetera. Però voglio dire, la lirica corale, secondo me, con questi agganci, no? Il poeta si riconosce probabilmente attingendo anche a un modo diciamo di più popolare, no? di esprimersi, perché Esiodo, che mi conosce forse da brigate latine, è interessantissima questa cosa, no? Del mangiare l'alloro, però secondo me anche il mondo della lirica corale, che spesso il mondo animale. Ah, interessante. Non so se si è sentito a casa, però cioè la professoressa Palombi, diciamo, il professor Marini ha chiarito che la professoressa è presente nella lirica, in particolare nella lirica arcaica, appunto, in cui tutto spesso questa assimilazione del Dio con l'animale, dell'uomo con l'animale. Sì, il gambo, la lira, cioè, spesso questa mente si discute se sono monodici o corali, il cavallo, eccetera. No, è interessante questa cosa. Io naturalmente non ho neanche la competenza, la conoscenza che avete voi sulla sensibilità, soprattutto su quei testi. Sono tutte cose interessanti, anche nella misura in cui, proprio lavorando su questa quarta satira, come vi ho raccontato prima, e chiacchierandone un po' con Alessandro Fusi, il collega, è venuta fuori un po' tutta questa storia. A partire da questa banale cosa su Esiodo, è venuto fuori, ma insomma, ma che cosa legge, come fa? E effettivamente, che cosa questa gente conoscesse veramente quel mondo? A volte ci sembra di... forse non va troppo sottovalutata, perché noi diciamo, ok, non sa il greco, quindi... Esatto, in realtà, ad esempio, questa idea, che appunto non è farina del mio sacco, ma questa idea che lui possa aver avuto contatto con questi scolia tramite questo maestro. E sapete che Ariosto poi nella Satira Sesta parla a lungo della sua formazione, della formazione classica, di come lui non abbia potuto studiare il greco perché ha dovuto, come dire, fare da padre a questa famiglia di fratelli e sorelle che gli era rimasta sul groppone, no? Però loro magari conosceva le cose, ma con tutto, perché lì ci sono riferimenti alla mitologia, certo. Chiaro. Non c'è dubbio, i canali, a parte quelli che noi sappiamo, la mitologia, al di là di, ovviamente, c'è Ovidio, è il canale per tutti, ed è il canale per gli artisti, come è il canale per i letterati, però oltre a quei canali, vi dicevo, ce ne sono altri che magari abbiamo sottovalutato e che forse potrebbero, come dire, anche in riferimento a quello che tu hai detto, far trovare degli agganci al momento impensati, perché uno dice, vabbè, non sa il greco, quindi lascia perdere quelle fonti, e invece, insomma, è una suggestione da tenere presente. Poi naturalmente c'è tutta la specificità del genere, perché è chiaro che... da parte di un precedente, mi viene in mente, no? Il riferimento alla Metriodotes, no? Alla Medietas di Orazio. Cioè, io ci ho sentito anche tanto verso, tanto giovenale, no? Ma perché sceglie Orazio? E quindi, per esempio, anche quando si sceglie Orazio si potrebbe tenere presente, no? Proprio per non dare questa aria di maestro, di censore, che per esempio si evince quando si legge Verzio, anche più che Giovenale, no? Invece lui ha scelto Orazio perché è più lieve, sì, più autoironico. E c'è un'altra cosa ancora, mi dai l'occasione di dirlo, è la debolezza del corpo. Cioè, il satirico gioca sul corpo suo, rappresentandolo come debole, malato, cioè la lippitudo. Infatti, sì. No, queste sono cose che... A suo tempo avevo, come dire,
collegato, ma vedo che sono anche state raccolte adesso da Chiarelli in parte in questo saggio che ha fatto. E, ma sicuramente questa idea del far vedere un io che da un lato ha una statura morale alla farinata e dall'altro subito dopo è pieno di malattie, di acciacchi, di... questo è anche, insomma, non è un'invenzione di Ariosto, è chiaramente la sua capacità di ripescare una topica che fa del... e questa è la cosa bella delle satire, che cioè l'io diventa veramente la satira stessa, cioè l'autoritratto, la voce, costruire la voce è poi quello che dà l'autorevolezza al messaggio morale, no? Quindi tutto sta nel costruire una voce credibile. Il problema, appunto, è che se la fai troppo credibile diventa una predica, diventa, appunto, come dicevi tu, una cosa anche aspra e anche alla Persio, quello che è. E tuttavia, però, ci sono delle sterzate rancorose ogni tanto, piene di veramente di indignazione, in questa satira in particolare, e anche dei passaggi volgari, insomma, ci sono tante cose. C'è sicuramente il modello, per me, io resto convinto, non tutti sono così convinti, io ne resto convinto che la sollecitazione di Dante sia forte, perché l'orecchio è sempre sollecitato dalla terzina, quindi no, è chiaro che tu scrivi in terzina, è vero che e l'interferenza con Dante è ancora più forte, no? E poi la commedia è moralistica, è morale e moralista, cioè altro che se lo è, no? Quindi il discorso è anche è molto bello vedere anche il gioco con queste fonti più vicine, no? E nel genere satira quello che fa Ariosto lo fa solo lui, cioè noi ce l'abbiamo di guerra eccetera, infatti sono di una pesantezza notevole, sì, quindi qui la sua idea è quella, di nuovo da Orazio, di agganciare l'epistolarità, cioè questa idea del io parlo in privato, tu, cioè mi metto a livello, io tu sono allo stesso livello, altra idea molto buona, no? Cioè la distanza non è mai alto-basso, ma è sempre orizzontale, io tu, e il tu è uno al suo livello, un amico, un familiare, questo, insomma, questa orizzontalità e poi anche il tema della natura, no? Che tu più volte hai rimarcato, no? Anche nella parte sentimentale, diciamo, invece mi faceva ricordare il portale. Non è sbagliato lo spunto, sì, perché certo c'è questa storia della naturalità delle passioni, e quindi sì, sono d'accordo, e in questo senso anche un po', non dico lo sberleffo, però la parodia sì, del canzoniere, in quel passaggio avete visto, no, che ci sono proprio delle, no, c'è proprio un lessico, ma insomma senza nessuna volontà di denigrazione, ma si gioca ovviamente con dei generi sempre per lo stesso obiettivo, perché l'obiettivo è sempre, tu vedi, dici la natura, ma la natura di chi? Dell'io, io. Cioè, tutto alla fine casca su di lui, su di lui ovviamente sul suo ritratto, perché poi il problema è stato questo, no? Che poi le satire si prestano a dire ok, qui ci abbiamo la sua biografia già bella scritta, no? Non è così, ve lo dimostrano quelle lettere che vi ho fatto vedere. Sì. Ma a me piaceva definire pur la grandezza dell'arrivo che non si è fatto, no? L'uomo è l'uomo. Quindi, voglio dire, la mia storia, come lei ha detto, che è in sassa, ma costa che è importante. Tante siete giudici. Giudica sé in sé. E credo che sia un insegnamento straordinario a dare anche
Sì, questo. No, grazie a lei perché è una bella suggestione. Sì, certo, poi sono d'accordo, non si può sovrapporre. A me interessava soltanto rilevare come sia interessante questo modo di stringersi addosso la commedia, no? Farne un modo per alzare una cosa mia personale a livello di universale. Questo mi interessava. Poi certamente ci sono enormi differenze e sono convinto che infatti, ma questa è una banalità che non si può spiegare.